Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sono i commenti sulla 30ª giornata. Li faccio in maniera un po' particolare. È Pasqua, anche se ormai siamo a un'ora circa dalla fine della Pasqua, all'inizio della Pasquetta. Non volevo saltare l'appuntamento, anche se ci sono andato vicino. Ma comunque farò un video, non entrerò nel dettaglio, parlerò così un po', a mano libera sul campionato. E cominciando a dire che il Napoli ha perso punti, non ha perso la partita, ha pareggiato a Reggio Emilia, una partita che ha visto il Napoli rischiare veramente tanto di perderla perché l'ha salvata solo un'autorete di Rogerio e onestamente un Napoli che non meritava di vincere la partita, quindi alla fine credo che il pareggio sia giusto perché neanche il Sassuolo non meritava. Però ecco, il Napoli, ti aspettavi che il Napoli andasse a Reggio Emilia, infilasse tre pere e poi aspettava il risultato di Juve Milan. Doveva essere la giornata ideale per il Napoli per scavalcare la Juve, per appaiarla magari, non superarla perché giocava col Milan. Magari giocando in casa non la perdeva, però magari potevi pensare un pareggio. E Napoli invece potevi pensare tranquillamente che il Napoli vincesse. Settimana scorsa, prima della sosta, il Napoli ha pareggiato con la Spal, il Napoli ha vinto col Genoa, la Juve ha pareggiato con la Spal, però entrambe le partite erano, diciamo, tutte e due partite che ti aspetti la vittoria di entrambe. Questa qua invece ti aspettavi proprio il passo falso della Juve, o il mezzo passo falso e il passo positivo, del Napoli. Diciamo che questa era una partita come quando c'è stata la settimana Lazio-Juve e Napoli-Roma, che ti aspettavi la Juve che non vincesse a Roma con la Lazio, mentre la Roma avrebbe perso con Napoli, invece è successo esattamente il contrario. Insomma, queste partite qua pesano soprattutto moralmente, pesano soprattutto nei confronti del Napoli, perché con la Roma e con l'Inter sono stati fatti un punto in due partite, ma ripeto, con Roma e Inter, anche se la Roma gioca in casa tua, però è la Roma, voglio dire, ci sta. E l'Inter comunque a San Siro. Certo, magari avrebbe dovuto vincere il Napoli, però questi risultati sicuramente hanno influito non poco su questo momento del Napoli, che attualmente mi sembra un pochettino sulle gambe. Mi sembra un pochettino sulle gambe, vedo che non è più fluido il gioco, latita, e adesso, tra l'altro, prossima partita col Chievo, che ha bisogno di punti comunque, perché il Chievo non è assolutamente salvo e gli mancheranno anche Jorginho e Albiol. Allora, Albiol penso che sia su la cosa si può posso dire, l'assenza si può supplire tranquillamente, in quanto credo che Albiol sia la parte debole della difesa del Napoli, che è basata più che altro su Koulibaly, e quando Koulibaly non è in forma, come ieri, si vede. E per quanto riguarda poi alla fine Jorginho, invece Jorginho è chiaro che cedeva Vara, che è un buon giocatore. Però ecco, il Napoli già sta facendo fatica, staremo a vedere. Io credo che col Chievo alla fine poi vincerà. Però ecco, questi punti persi possono portare allo scontro diretto. Arrivare allo scontro diretto a 4 punti potrebbe pesare tanto. Non dimentichiamoci che settimana prossima c'è Benevento-Juve, che non è scontata perché la Juve viene dalla partita col Real Madrid e avrà la partita con Real Madrid la settimana dopo. E Napoli-Chievo. Poi la settimana dopo c'è Juventus-Sampdoria in casa e Milan-Napoli, cioè Milan-Napoli non è che possiamo, cioè Napoli viene a giocare a San Siro col Milan, non è così scontata, cioè si rischia veramente di andare allo scontro diretto con magari 6 punti di distacco. Se fossero 6 punti di distacco, credo che il campionato, non dico che sia finito, ma probabilmente poco, poco ci mancherebbe, ecco, nel senso sarebbe un vero problema per il Napoli, ecco, anche perché vedo che la Juve in casa fa veramente fatica a perdere, poi può anche, già così può anche pareggiare allo scontro diretto. Perdere la vedo dura, poi chiaramente bisogna vedere come si arriveranno. In zona Champions, il pareggio della Roma distratta dalla partita di mercoledì col Barcellona, palesemente distratta, ne ha approfittato sia l'Inter che la Lazio, e l'Inter zitta zitta, non giocando magari sempre benissimo, è in un buon momento e arriva al derby forse nel momento in formissimo, insomma, quindi ottima direi la vittoria dell'Inter, che in questo momento in Coppa e secondo me ci arriverà. Penso che rimarrà fuori la Lazio. Penso che rimarrà fuori la Lazio. Per quanto riguarda il derby, il Milan ha perso, ma non è fuori da niente, perché comunque il Milan può vincere tranquillamente con
vincere tranquillamente con l'Inter mercoledì e magari tornare a lottare per la Champions, quindi assolutamente non è fuori da niente. La Fiorentina che si sta pian piano riprendendo in zona retrocessione, dando ormai per spacciato il Benevento, perché comunque ormai a 10 punti credo che non riuscirà più a riprendersi. C'è il Verona 22 che ha qualche flebile speranza, anche se adesso la quart'ultima dista 4 punti. Crotone, Spal, Sassuolo e Chievo, secondo me sono le squadre che si giocano. C'è anche il Cagliari, ma il Cagliari ce n'è troppe dietro. Queste sono le squadre che si affronteranno per la zona salvezza. Secondo me Verona, a meno che se, io sono convinto che se Verona cambiasse allenatore farebbe molto meglio. Il problema è che finché c'è Pecchia farà fatica e magari con un altro allenatore farebbe un filotto e potrebbe salvarsi, ma credo comunque che Benevento, Verona e Crotone siano le favorite, per modo di dire, di andare giù, però poi staremo a vedere sempre come vanno le cose. In classifica capocannonieri sono andati a pari merito questa settimana Immobile e Icardi con una doppietta a testa, è risalito ancora Quagliarella, Dybala ha fatto un altro gol e insomma Immobile e Icardi stanno tenendo una media importante e niente, quindi se la giocheranno loro due devo essere sincero, è una bella sfida tra loro due. Io li apprezzo entrambi, però apprezzo più Icardi. Secondo me Icardi è più campione di Immobile. Poi, questo è il mio parere. Immobile credo che sia una delle poche chance che abbia ancora per vincere la classifica cannonieri. Poi, penso che i suoi gol li ha sempre fatti, ma non così tanti, ecco. Cioè. Però detto questo, comunque se la gioca, potrebbe vincere la sua seconda classifica capocannonieri. Cardi credo che sarebbe invece la terza. Beh, comunque una lotta aperta, insomma, sarà secondo me bella da vedere e staremo insomma poi ovviamente a vedere tutto quanto, insomma. Bene ragazzi, io finisco qua questo video, ho fatto un piccolo miscuglio senza entrare nel dettaglio delle partite, sono comunque durato un po' il video, ma volevo fare appunto un piccolo riassunto della giornata per poter fare questo video e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Vi anticipo domani il FIFA pronostico di Juventus Real Madrid e poi ovviamente martedì il post partita con Real e mercoledì il post giornata di Serie A, post recuperi della giornata di Serie A, che ovviamente vedrà occupate non Juventus, non Napoli, non Roma né Lazio, ma tutte le altre insomma saranno occupate in questo ricco mercoledì di campionato. Io vi saluto e vi do appuntamento appunto con i prossimi video del canale. Ciao!